La prima espansione del DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo è ormai uscita da svariati giorni. E benché per una valutazione completa occorrerà attendere autunno, quando sarà disponibile anche la sua seconda parte, ossia le terre innevate della corona, già oggi è possibile dare un sommario giudizio, immaginandoci quasi simbolicamente di aver giocato metà del contenuto che il DLC avrà da offrire e dunque di aver goduto 15 dei 30 euro spesi. Chiaramente la seconda parte del pass di espansione potrebbe essere più interessante di quello che abbiamo visto ad oggi, della sua stessa caratura o di minor valore. E ciò inevitabilmente non solo influenzerà il nostro parere definitivo sul DLC intero, ma andrà anche potenzialmente a cambiare l'opinione che ad oggi abbiamo sull'isola solitaria dell'armatura. Per ora basiamoci nella valutazione su ciò che abbiamo detto in precedenza. Quest'oggi analizzeremo tanto i pregi quanto i difetti della prima parte del pass di espansione, contestualizzandolo nella generazione con la quale esce, che come ben sappiamo, accanto a dei notevoli pregi, presenta anche dei difetti lampanti. Cominciamo la nostra analisi con gli aspetti negativi, facendo leva, tanto in un'ottica positiva quanto in una negativa, sulle critiche che la community ha rivolto verso questa espansione. Comincio col dire che ad oggi, giugno 2020, lamentarsi ancora e lamentarsi nuovamente della grafica del DLC denota poca sensibilità su altri versanti. Certo, la grafica resta tendenzialmente mediocre, ma che cosa c'era da aspettarsi? Resta pur sempre il DLC di un gioco con grafica scadente. E avere grandi aspettative sul comparto tecnico era di fatto impossibile. Quello che voglio dire è che dopo aver criticato il gioco principale per la grafica e averlo fatto giustamente, farlo ad oggi è inutile. Sul presupposto che la critica in generale, e in particolar modo quella di una community, deve avere un'utilità pratica, cioè comunicare un difetto, accanirsi ad oggi sulla grafica, ora che la cosa è stata globalmente accettata dall'intera community, trasforma la critica in un lamento. Un lamento che, per quanto mi riguarda, non è degno di essere ascoltato. Piuttosto, critichiamo quello che c'è davvero da criticare. Ad esempio, è successo quello che avrei sperato non accadesse. Ora, sull'isola dell'armatura, la grafica, per quanto non ancora lontanamente ottimale, è indubbiamente più curata. E per notarlo basta confrontare due texture di due alberi, l'uno preso all'interno delle terre selvagge di Galar e l'altro all'interno dell'isola dell'armatura. Non serve che sia io a dirvelo, il dislivello è evidente. Certo, per quanto riguarda la seconda, l'isola dell'armatura, ci sono molti più dettagli tendenzialmente mediocri. E dunque la percezione generale che si ha è quella di una grafica quasi peggiorata, ma poi ci sono anche le immagini oggettive che parlano in maniera oggettiva. Perché la maggior presenza di dettagli e la maggior cura all'interno dell'isola dell'armatura è un fatto. Ironicamente però, a mio avviso, il problema è proprio questo. Le migliorie grafiche introdotte dal DLC, non essendosi in alcun modo riflettute su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, hanno il curioso effetto di ammazzare più questi ultimi piuttosto che di illustrare l'isola dell'armatura. Se posso capire che il Pokémon accompagnatore sia un'esclusiva del DLC, dato che nei fatti non è la norma dei giochi Pokémon vedere una roba simile, se non per Heart Gold, che è un gioco attualmente inarrivabile da quel punto di vista, anche banalmente per un nero bianco, nero 2, bianco 2, che sono ugualmente osannati, non posso accettare di buon grado che una grafica scadente sia migliorata in un'unica area della mappa per giunta a pagamento. Come dissi di fronte alle prime immagini mostrate del DLC, la grafica avrebbe dovuto ricevere un aggiornamento anche all'interno del gioco principale, gratuito e soprattutto che rendesse uniforme la grafica se posta in relazione con quella delle espansioni del gioco principale. Insomma, posso pagare per molti contenuti aggiuntivi, ma non per una grafica migliore. Sia da un lato per motivi etici, se vogliamo, ma soprattutto per motivi pratici. Fatevi un giro nelle terre selvagge di Galar e poi volate repentinamente sull'isola dell'armatura per capire cosa intendo. Il gioco, se graficamente in precedenza sfigurava di fronte a ciò che il mercato proponeva, ad oggi sfigura addirittura con se stesso. E chiariamoci, non è una cosa bella. Questo però è un difetto, passatemi il termine, retrospettivo, cioè figlio dei difetti del gioco principale che riecheggiano quasi fatalmente all'interno delle sue espansioni. Un difetto invece più marcatamente strutturale, e oserei dire forse il più grave, è la difficoltà. O meglio, la gestione dei livelli in generale. Poco prima dell'uscita del DLC, alcuni giornalisti hanno riportato con certezza la notizia secondo la quale il DLC avrebbe proposto lo scaling a livello 100 per i giocatori che con il proprio team avessero raggiunto una tale soglia. Informazione che, a detta della stampa, era stata confermata durante un gameplay presentato in anteprima. Ora non mi voglio soffermare sulla questione, su quanto l'informazione sia stata fraudolenta, perché non ho partecipato e mi astengo dal dire la mia. Sta di fatto
dato che lo scaling per il livello 100 non c'è. O meglio, è lo stesso di sempre, cioè legato al numero di medaglie possedute. Lo stesso, per intenderci, che ha fatto sì che all'interno del postgame di Pokémon Spada e Scudo i livelli oscillassero tra il 60 e il 70. Nel caso del nostro DLC invece i livelli oscillano tra il 60 e il 75. Chiaramente, per chi dopo 8 mesi di gioco ha giustamente portato il proprio team al livello 100, complice anche il fatto che all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo il postgame è molto scarno, giungendo sull'isola solitaria dell'armatura si è trovato di fronte ad una sfida nel pratico inesistente. Io stesso, nonostante abbia avuto la fortuna o l'acume sotto un certo punto di vista di affrontare l'intera mia avventura su Pokémon Spada senza un team fisso e dunque utilizzando una trentina di Pokémon, mi sono trovato costretto a dover scartare dalle mie scelte alcuni Pokémon che avevo utilizzato per potermi gustare un minimo l'espansione. E al di là di ciò, le prime lotte che il DLC propone sono semplici a prescindere, dato che i Pokémon avversari sono pre-evoluzioni. Questo va detto sotto stessa missione del gioco, che dichiara esplicitamente come Mastered durante la prima lotta non faccia minimamente sul serio. L'ultima battaglia con Sevori e Sofora, invece, oltre alla modalità carina con cui si sviluppa nel primo, ma soprattutto nel secondo caso, sempre ammettendo dei livelli abbastanza vicini a quelli dell'avversario, è quasi interessante. Mentre purtroppo la torre dedicata a Kabfu è tristemente semplice, se non per Mastered in cima. In questo caso, infatti, una lotta tra due Kabfu allo stesso livello viene nei fatti determinata dalla priority che il Pokémon ha e che dipende dalle IV dei due Pokémon, con il risultato che la difficoltà è variabile rispetto alla fortuna che ognuno ha. Molti hanno completato la sfida al primo tentativo, io ad esempio sono stato costretto ad assegnare l'evocondensa a Kabfu per averla meglio. Il post DLC invece, sotto il punto di vista della difficoltà, un minimo recupera. Ah, e a proposito delle due torri, visto che l'ho citate poco fa, direi che è la parte più deludente del DLC. E in generale tutta la parte con Kabfu poteva essere allungata, aggiungendo magari dei piani alla torre, rendendo le cure limitate, un po' come effettivamente la prova limitata che affrontiamo a fine DLC. Alla fine con Kabfu si passa molto meno tempo del previsto ed è un peccato. Quasi paradossalmente si fa più amicizia con Urshifu nel post DLC. Tornando però alla nostra difficoltà, è evidente come sia stata mal gestita fin dalla questione dei livelli. E ciò è evidente anche giocando l'espansione ad inizio avventura, prima di giungere a Steamington. Avendo giocato il DLC su Twitch in queste condizioni, la sfida è risultata immensamente più difficile. E benché ciò nell'immediato sia ottimo, è poi davvero triste tornare a Galar e avere a che fare con dei Pokémon al 13 con un team che sfiora il livello 30. Certo, la struttura di Pokémon Spada e Scudo incentiva l'utilizzare Pokémon diversi e il non utilizzare un team fisso, ma a prescindere da ciò questa è una limitazione troppo grande. Insomma, una pessima gestione della difficoltà che nei fatti deve essere creata dal giocatore ed una brevità significativa della campagna principale, soprattutto nell'aspetto dedicato a Kabfu, sono a mio avviso i difetti più importanti di questa espansione. In realtà, riguardo alla difficoltà ci sarebbe un altro discorso da fare, ma preferisco parlarne in un altro video più avanti. Direi però di passare ai pregi, che ci sono. Pur avendo fatto in precedenza tutto il discorso riguardo al rapporto poco bello che vi è tra il gioco principale Pokémon Spada e Scudo e il DLC, l'isola solitaria dell'armatura, è pur vero che quest'ultima in ogni caso presenta un contenuto esplorativo migliore delle terre selvagge. L'area esplorabile è molto più variegata, vasta e intricata. Mi è capitato di perdermi e di dover sforzarmi per ritrovare la strada, di trovare Pokéball che dopo svariati giorni di esplorazione non avevo neanche visto. Non parliamo, ragazzi, di un'esplorazione eccezionale, ma se teniamo conto della sua natura di espansione di un DLC e considerato che la parte dedicata prettamente all'esplorazione è la seconda, ciò ci porta non solo ad avere buone aspettative su quest'ultima, ma anche a contestualizzare meglio l'isola solitaria dell'armatura e dunque apprezzarla per quello che offre. Un altro pregio intimamente connesso a mio avviso con questa questione è la quantità di contenuto che questo mondo offre. La quest di Diglett, quella dei Vat di Tania, la prova limitata, la ricerca dei rami di Galarnoce per ottenere Slowbro e le rocce armature rendono l'isola solitaria dell'armatura piena di quelle cose che erano assenti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E di tutto ciò ne risente in maniera positiva anche il completamento del Pokédex. Per prendere Kingdra, ad esempio, è necessario recarsi in una zona abbastanza remota del mare dell'isola solitaria dell'armatura, che come immagino abbiate imparato è popolato da Sharpedo che ostruiscono e disorientano il giocatore, rendendolo di fatto sempre allerta.
desiderio di proseguire il gioco, di esplorare, di vedere. Queste erano forse le grandi mancanze di Pokémon Spada e Pokémon Scudo che ci hanno lasciato più interdetti. Questa espansione, per essere la metà di un DLC, tiene attaccati al gioco. Ed è quello che, escluso il competitivo, Pokémon Spada e Pokémon Scudo non sono mai riusciti a fare. E a proposito di competitivo, la rivoluzione che questo DLC porta sembra importante. Giudicarne gli effetti è troppo presto, ma già si respira aria nuova. Soprattutto grazie ai vecchi Pokémon reintrodotti e alle nuove mosse. E riguardo ai vecchi Pokémon, chi ancora si lamenta di averli ottenuti a pagamento o non ha conoscenza della storia di Pokémon o è in malafede. Vero, i Pokémon su Sole, su Rubino, su Diamante erano ottenibili tutti se scambiati da versioni precedenti. Analogamente, su Pokémon Spada e Pokémon Scudo ciò è possibile. Ed è possibile gratuitamente, dato che Pokémon Home è gratis per un mese, come sempre è stato. A voi che non avete comprato DLC non è stato tolto nulla. A me e a tanti altri che l'hanno completato è stata data la possibilità di interagire con questi Pokémon, di vederli nell'overworld o di raidarli. È ben diversa la questione. Se non vi piace come sono state messe giù le cose, evitate di fare riferimenti al passato. Piuttosto, criticate l'intera storia del brand Pokémon e se ritenete che non meriti i vostri soldi, non spendeteli. Come direbbe Leopardi, il ricordo è poetico perché è confuso, nostalgico, ma soprattutto sentimentale. E non è un male essere nostalgici, né tantomeno sentimentali, ma forse, quando si vuole discutere del presente, è importante farlo con i dati e non con la nostalgia. In ultimo, ho apprezzato la struttura generale con cui si è svolta la trama nel DLC. Cercare i funghi Max che poi avrebbero dato accesso alla Zuppa Max e alla Giga Max, dover aiutare Petilil a trovare la propria madre Lilligant, inseguire gli Slowpoke. Sono tutte queste che all'interno di un open world rendono l'interazione con i Pokémon maggiore e in fin dei conti con l'ambiente circostante. Così come in un'ottica simile rientra la feature tanto desiderata dei Pokémon accompagnatori, che certo va migliorata nelle animazioni, dato che alcune cose sono decisamente obbrobriose, ma d'altro canto rende comunque il mondo nel quale ci immergiamo più interattivo, più nostro. E chiudo parlando della Zuppamax, sulla quale, come saprete forse se avete seguito la mia live prima dell'uscita del DLC, era un punto che temevo, e che nonostante ancora non mi piaccia molto come idea in sé, devo dire che non è lasciata eccessivamente al caso e soprattutto non svende poi così tanto la Gigamax, dato che per essere cucinata necessita di ingredienti che sono trovabili esplorando l'intera isola, e dunque in fin dei conti l'ho digerita abbastanza bene. In generale, credo, è tutta l'isola solitaria dell'armatura, con i propri pregi e la propria ricchezza, a rendere godibile, non eccelso, un open world in Pokémon. Certo, con moltissimi difetti da limare, ma anche con un notevole balzo in avanti rispetto a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ed è un po' qui, però, che sorge in me un'amara riflessione. Questo DLC non è il postgame di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. È un DLC, cioè l'inizio di un'avventura totalmente scollegata, almeno di principio, con ciò che abbiamo vissuto nel gioco principale, come un DLC deve essere. Eppure, chi dice che questo doveva essere il postgame dei giochi, a suo modo, forse una verità la dice. Perché non è tanto quello che abbiamo visto che doveva essere nel gioco principale. Non è la quest dei 151 Diglett o la prova limitata, come ho sentito dire. Semmai, è la loro ricchezza. Se le terre selvagge di Galar fossero state meglio caratterizzate, magari con una quest anche solo simile a quella dei 151 Diglett, se avessero avuto un vero contenuto secondario e stimolante, forse oggi noi staremmo parlando di un altro gioco e di un'altra ottava generazione. Non è ciò che abbiamo visto nel DLC a dover essere il postgame di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. È qualcosa di simile a ciò che abbiamo visto nel DLC che doveva esserlo, e la cosa, ragazzi, è ben diversa. Torniamo ciclicamente al discorso iniziale. Di fronte a un DLC che a mio modesto avviso vale i soldi spesi, un DLC godibile nel suo insieme, a rimetterci è l'immagine intera dell'ottava generazione. E soprattutto loro malgrado di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Perché ironicamente, ma forse anche fatalmente, la ricchezza delle loro espansioni non fa altro che evidenziare la povertà del loro fondamento. Ed è in primis non tanto una vergogna, non uno smacco ai fan. In primis è un peccato. Perché così facendo, forse, a risentirne è anche ciò che è stato fatto bene. La condanna di questo DLC, Terre Innevate della Corona comprese, temo sarà la sua base, con cui non potrà non essere confrontato. In ogni caso, estrapolando questo discorso dalla mia valutazione, che alla fin fine non è altro che una riflessione amara, il DLC in sé mi è piaciuto e mi ha soprattutto fatto ben sperare per ciò che vedremo in autunno. Senza infamia e senza
senza eccessive lodi, credo che tutto sommato valga i soldi spesi. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere qui sotto al video con un bel commento. Se il video vi è piaciuto vi invito inoltre a lasciare un bel mi piace e se volete vederne altri di questo tipo ad iscrivervi al canale. Inoltre in descrizione trovate il mio canale Twitch dove streamo tendenzialmente ogni giorno, anche se questo è un periodo un po' turbolento per quanto mi riguarda, quindi non sto streamando ogni giorno. In ogni caso lo trovate, fateci un salto perché è interessante. Per il resto vi ricordo di passare anche dagli altri social e premete la campanella per ricevere i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Video!